Amici e lettori del quotidiano di Sicilia, un saluto da parte di Antonino Lorè. Andrea Carlino. Benvenuti qui per la nostra solita rubrica, il gatto, la volpe e il pallone, per commentare l'andamento delle squadre siciliane nell'ultima giornata di campionato. Il Catania è uscito sconfitto contro la Casertana per 3-2, mentre la giornata di sabato il Palermo ha vinto al 93esimo contro un'altra campana, la Cavese, grazie a un gol di Rauti al 93esimo, appunto. Parliamo un po', Andrea, dell'andamento partiamo dal Catania, che sta vivendo diverse vicende, sia di campo, si è ripartiti nel nuovo anno, ma anche e soprattutto a livello societario. Ma partiamo da quello che è successo contro la Casertana. Un buon Catania che comunque però ha subito tre reti, mostrando qualche difficoltà, nonostante appunto abbia sbagliato anche un calcio di rigore. Sì, dici bene, il Catania ha iniziato l'anno purtroppo con una sconfitta in una situazione ambientale anche particolare. Un accenno brevissimo a quello che è accaduto alla Casertana. Prima della gara è stato rubato il materiale tecnico, le magliette, i palloni, quindi la Casertana ha approcciato questa gara in una maniera, diciamo, del tutto, abbastanza preoccupata per quello che accadeva fuori dal campo, ma poi dentro ha dato una prova di forza e una bella dimostrazione, anche dando un passo avanti in classifica. Sì, il Catania ha perso 3-2, ma il risultato dice, rende un po' poco merito. Al Catania, soprattutto nella prima parte, ha dato è stato qualche perplessità, si è fatto rimontare soprattutto credo che in difesa, con Fente a vuoto sul gol di Carrillo e poi anche qualche disattenzione di troppo anche dello stesso reparto, dei difensori centrali, lascia qualche perplessità. Un rigore sbagliato, Sarau si è fatto parare un rigore, Pecorino in panchina per un risentimento muscolare, però in realtà, come ha detto giusto Raffaele a fine partita, Catania non è una squadra realizzata per vincere il campionato. Questi sono incidenti di percorso che ci stanno. La squadra è nuova, ci sta a perdere a Caserta, credo. Adesso poi tutta l'attenzione è rivolta a quello che accadrà il 16 con Tacopina e la firma. Diciamo di presenza in presenza, non hanno scelto più la questione, la videoconferenza. Tacopina sarà attore del grifo sabato prossimo e firmerà il contratto preliminare. Poi il closing sarà probabilmente a febbraio. E da lì non so Assolutamente, se sì, vai. Andrea, perché comunque menzionavi la questione relativa anche se non hai detto direttamente, riguardante i rinforzi. Ovviamente il Catania, se vuole ambire a qualcosa di importante, deve cercare di rinforzarsi, ed è questo quello che ha fatto capire Giuseppe Raffaele. E Tacopina potrebbe portare queste nuove risorse. Però spieghiamo come mai non è arrivata questa firma. Si aspettava settimana scorsa, non è arrivata e si è creato un po' di malumore all'interno dell'ambiente rossazzurro. Vabbè, diciamo che più che malumore è impazienza. Il Catania vuole veramente mettersi alle spalle un periodo nero. Il Catania ha rischiato la cancellazione dal calcio professionistico, adesso sta navigando in acque più tranquille, però la questione è anche l'emergenza coronavirus, l'assenza di introiti dai botteghini non fanno vivere una grande. C'è una tranquillità, ma è relativa. Probabilmente si stanno anche aspettando le varie transazioni che ci sono con alcuni creditori, si sta pensando anche a diluire il debito con l'Agenzia delle Entrate. Si è scelta una strada forse anche più spettacolare, quella di una firma di Tacopina in presenza a Torre del Grifo e poi lo stesso avvocato italo-americano sarà presente in tribuna, Massimino.
il giorno successivo per la gara contro il Foggia, che si preannuncia una gara anche interessante dal punto di vista della classifica, perché è vero che il Catania ieri ha perso, ma è a un punto solo dal terzo, e dal terzo posto momentaneamente, anche se il Foggia stasera deve giocare contro la Juve Stabia e potrebbe quindi arrivare al terzo posto. Quindi sì, è un momento particolare per il Catania, difficilmente però credo che le cose possano cambiare, l'affare possa saltare, solamente questione di tempo. Si è impazienti, ecco, questo sì, dopo tempi bui il Catania, la tifoseria rossa-azzurra vuole un cambio, perché vuole anche sognare altre categorie. E non ci resta che aspettare, caro Andrea, mentre per quanto riguarda il Palermo, abbiamo detto poc'anzi che ha vinto 1-0 sul campo della Cavese, adesso è a meno 3 dal Catania, anche se comunque la prestazione dei Rosanero fa capire che soffre un po' di sterilità offensiva. Anche il Palermo ha sbagliato un calcio di rigore, ha avuto diverse occasioni, ma servono anche lì dei rinforzi in avanti. Sì, servono rinforzi in avanti. Il Catania, il Palermo ha bisogno appunto di qualche puntello nel reparto offensivo. Si pensa alla Nini, ecco, giusto per fare un nome, ma anche lì è una questione di tempo, di assemblaggio. La squadra va, diciamo, è anche un mondo. Squadre appunto di giocatori che si sono visti per la prima volta all'interno di una stessa squadra, c'è un assemblaggio anche particolare durante il calciomercato estivo. Quindi sì, anche qui una bella vittoria quella contro la Cavese, arrivata proprio all'ultimo minuto, che potrebbe dare uno slancio per il proseguimento della stagione. Il Palermo comunque è vicinissimo anche al terzo posto, è proprio un limite tra essere fuori dai playoff e addirittura essere terzi, quindi il campionato è ancora molto equilibrato. Parliamo anche della Serie D con il girone I che riguarda le altre siciliane. C'è stato il tonfo del FC Messina di Pino Rigoli contro il Rotonda, mentre l'altra squadra di Messina, la CR, ha pareggiato contro il Santa Maria del Cilento, mentre la Cireale non ha disputato la gara contro il Castrovillari, poiché 5 giocatori under della squadra acese sono risultati in settimana positivi al coronavirus, quindi la società Granata ha chiesto alla Lega di rinviare la gara, che è stata appunto rimandata a data da destinarsi, mentre si è concluso per 1-1 con una rete per parte il derby dell'Etna tra Paternò e Biancavilla. Parliamo di un girone sempre più equilibrato, ovviamente condizionato dalla questione relativa al coronavirus. Ci sono diverse gare da recuperare, come dovrà farlo il Troina di Peppe Mascara, che è già da 2 partite siede sulla panchina dei rossoblù. Ha conquistato un pareggio contro un'ottima squadra come il San Luca, e invece ieri ha conquistato la sua prima vittoria, appunto Beppe Mascara, l'ex giocatore del Catania, contro il Rende per 2-0, e a poco si sta rilanciando. La squadra, ricordiamo, troinese ha acquistato anche 2 attaccanti di livello come Ficarrotta e Balistreri. Tu che idea ti sei fatto su questo girone, Andrea? Ma anche qui hai detto bene, ancora i reali valori non sono usciti in campo, c'è molto equilibrio nelle zone alte della classifica. Diciamo che anche da questo punto di vista fa specie trovare 2 squadre di Messina, l'FC e l'ACR, in vetta, nel senso che sono 2 squadre di Messina, un po' c'è stata questo negli anni passati, un po' di disputa, di frizioni fra le due società, e un po', appunto, ripeto, fa specie vedere 2 squadre di Messina e non una soltanto. Alla fine, se ci pensi, sarà solamente una squadra a passare al professionismo, quindi diciamo che è un po' una gara ad eliminazione quella tra ACR ed FC Messina per andare
poi nel calcio che conta. Sì, è ancora un grande equilibrio, c'è il San Luca, c'è la Cireale che comunque, come dicevi, deve recuperare la gara contro il Castrovillari. Sì, è un girone che ancora deve far valere, deve far vedere i propri valori, e penso che verso marzo, aprile vedremo davvero cosa, qual è la squadra, quali sono le squadre che lotteranno per l'unico posto in Serie C. Siamo ancora a gennaio, però diciamo che bisogna aspettare ancora un po' per vedere quali sono appunto i reali valori di questo campionato. Non c'è un ammazza campionato come è stato negli altri anni, vedi lo scorso anno il Palermo, quindi sarà un girone e un campionato sicuramente avvincente. Andrea, noi ci vediamo appunto prossima settimana. Sappiamo che il Catania affronterà il Foggia, mentre il Palermo se la vedrà contro la Virtus Francavilla. Io ti saluto e mando un saluto a tutti i lettori del Quotidiano di Sicilia. Grazie e a presto.